Il 26 novembre del 1760 il principe di San Severo autorizza il Banco dei Poveri a pagare ducati 200 a Francesco Queiroli per l'acquisto di marmi utilizzati per la sua cappella nel mese di agosto e settembre 1759. Questo documento è un documento del 1752. Et per me gli suddetti ducati 50 gli pagarete al magnifico Giuseppe San Martino in conto della statua di Nostro Signore coperta da un velo di marmo. Raimondo di Sangro, principe di San Severo. Martedì a Napoli per raccontarvi la storia di un luogo bellissimo ma anche ricco di mistero e la storia della persona che l'ha voluto e creato. Era un principe, Raimondo di Sangro. Raimondo di Sangro fu chiamato il principe diabolico. La Cappella di San Severo a Napoli, uno dei posti più belli di Napoli. Salutiamo Fabrizio Masucci, che è un po' il padrone di casa. È un piacere, benvenuto. Dove siamo? Siamo nella Cappella San Severo, una cappella barocca, veramente ricca di opere d'arte, ma anche un luogo ricco di simboli e di rimandi alla alchimia, alla massoneria. Perché? Perché la Cappella San Severo, così come la vediamo oggi, fu voluta da questo personaggio assolutamente estroso e fuori dagli schemi che fu Raimondo di Sangro, VII principe di San Severo, letterato, accademico della Crusca, scienziato, editore, ma anche alchimista e gran maestro della massoneria napoletana. Raimondo di Sangro, un principe chiamato anche il principe diabolico a Napoli, cosa faceva, di che si occupava e chi erano gli alchimisti? Sperimentò nell'idraulica, nella meccanica, nell'architettura militare, perfino nella pirotecnica. Si divertì a realizzare per primo il fuoco artificiale di colore verde. Veramente era una persona instancabile e anche la notte dai suoi laboratori venivano fuori questi bagliori e queste fiamme vaganti, come ricorda anche Salvatore di Giacomo, che facevano fare il segno della croce al popolo che abitava i vicoli di Napoli e che gli diedero appunto la fama di principe diavolo. Benedetto Croce dice appunto che per i napoletani il principe di San Severo era come l'incarnazione del dottor Faust. Perché lui era scienziato, cercava la pietra filosofale, ma cercava anche un percorso interiore e filosofico che lo elevasse, anche attraverso questa cappella. Certamente anche attraverso questa cappella, che è un po' il suo testamento intellettuale e spirituale. In questa cappella sono raccolte tante opere che sono state un po' la massima espressione del lavoro di diversi artisti. Il capolavoro in assoluto è il Cristo velato. È il capolavoro della Cappella San Severo, il Cristo velato, che stupisce, meraviglia i visitatori proprio per questo effetto incredibilmente trasparente del velo. Di chi è quest'opera? Quest'opera è di uno scultore napoletano, Giuseppe San Martino,
che la scolpì a 33 anni, in soli 3 mesi, come ci dicono i documenti d'archivio. Ed è uno scultore che poi continuò a scolpire fino a 80 anni, nonostante la leggenda che riguarda il principe, cioè quella dell'accecamento di San Martino da parte del principe di San Severo. L'avrebbe fatta accecare per impedirgli di costruire qualcosa di così bello, di replicare un'opera del genere. Ecco, però in questo caso la leggenda è una leggenda, ma se vogliamo lo scopo lo ottenne comunque, perché Giuseppe San Martino continuò a scolpire liberamente e vedendoci, ma non replicò mai un'opera di questa bellezza e di questa caratura artistica. Come si lavora su un'opera del genere? È un blocco unico? È stato posto il velo sopra? La leggenda appunto dice che si tratterebbe addirittura di un velo marmorizzato alchemicamente, perché il principe si occupava di alchimia. Al principe di San Severo Ducati Trenta e per lui a Giuseppe San Martino a compimento dell'intero prezzo convenuto della statua scolpita in marmo di Nostro Signore Gesù Cristo morto, ricoperto di una sindone di velo trasparente dello stesso marmo. Edoardo Nappi, il direttore storico dell'archivio del Banco di Napoli. Diciamo, sono anni che lavora qua. Dal 63, insomma. Un bel po' di anni. Qua, però, che ci fa vedere? Diciamo, il nostro è l'archivio storico di una banca, il più grande e più importante del mondo. Importante perché è il più antico, proprio anche del mondo dei Paschi di Siena. Qua cosa vediamo? Qui vediamo come prima, questo è un documento, è una fede di credito. Diciamo, il principe di San Severo è andato in banca, ha versato 50 ducati e si è fatto lasciare questa fede di credito. E questo è un assegno in poche parole. Allora si passa a Giuseppe San Martino, che è uno dei più grandi scultori che ci sia mai esistito. E cosa gli fa lui fare? Lui fa il Cristo velato. Il Cristo velato che noi troviamo in cappella, è un documento che ci parla chiaro come è stata fatta la statua, no? Perché insomma ci dice che è deve essere pagato. Coperta da un velo di marmo. Per cui gli esoteristi dicono che il velo l'ha fatto il principe, non è vero. Effettivamente un blocco di marmo scolpito con un effetto incredibile, tipico del barocco, ma che addirittura si vede nei particolari come la narice che respira il velo. Assolutamente, ecco, il Cristo velato, noto anche come Cristo morto, se così possiamo dire, poi morto non è. In qualche modo questo Cristo è ancora palpitante di vita, lo si vede appunto nella vena sulla fronte che sembra ancora palpitare. Si vuole alludere appunto alla resurrezione, ma una resurrezione da intendersi come resurrezione rituale. In tutte le sette il tema della resurrezione è molto importante, perché chi entra appunto nella setta muore alla vita da profano e risorge alla vita da iniziato. Di quale setta faceva parte il principe di Sangro? Il principe di Sangro fece sicuramente parte per alcuni anni della sua vita della massoneria e ne fu anche gran maestro. Almeno due codici di letture di quest'opera, la chiave di lettura e il codice religioso e quello massonico, che pervade le opere di tutta questa cappella. Il principe di San Severo aveva una concezione esoterica della conoscenza, come un qualcosa di riservato a pochi. Il Cristo velato rappresenta proprio la verità velata e quindi solo in pochi possono vedere attraverso il velo, alzare il velo e conoscere la verità. Particolari drammatici di questa scultura, la tenaglia con cui vengono estratti i chiodi, Il costato scavato o ancora le trafitture dei chiodi sulle mani e sui piedi, che veramente si vedono in tutta la loro drammaticità grazie alla trasparenza del velo. ...22 giugno 1763 ad Antonio Punzo, Ducati 8.10
e sono per prezzo convenuto di un lambicco. Ha detto signor principe venduto e non resta altro a conseguire. Tu quasi dicevano che era uno stregone, ma non è vero. Dicevano che era uno stregone. Cosa vediamo dai documenti che avete voi? Fra i tanti pagamenti che si ritrovano tra le nostre carte, noi abbiamo anche delle cose strane per i suoi studi. Una marmitta, degli alambicchi. C'è anche armadio per gli scheletri. L'armadio per gli scheletri. Aveva degli scheletri. Lui fa fare un'operazione a un chirurgo che si chiamava Giuseppe Salerno e in effetti fa l'operazione su questi due scheletri. Ma fa un'operazione in che senso? Lui gli ricostruisce il sistema venoso sullo scheletro e noi lo troviamo nei due armadi che stanno giù nella cavia. Qui si scende per la caverna. Sì, questa è la cosiddetta cavia sotterranea ed è sicuramente l'ambiente più misterioso, direi quasi inquietante, della Cappella San Severo, perché qui sono conservate le cosiddette macchine anatomiche. Si tratta di due esseri umani, sono due cadaveri veri? Le ossa, il cranio sono assolutamente reali e si è pensato, secondo la leggenda, che fossero vere anche le vene e le arterie, ottenuto con un sistema di metallizzazione tramite una sostanza che avrebbe appunto solidificato il sistema circolatorio. Possiamo vederle aprendo? Facciamo un'eccezione, una cosa eccezionale e apriamo appunto questa teca dove in questo caso si vede appunto una donna di cui viene rappresentato tutto il sistema circolatorio. Quello che però è straordinario ed è stato tra l'altro pubblicato recentemente in una rivista medica americana molto importante è che ad esempio il sistema coronarico è rappresentato con estrema verosimiglianza, troppa diremmo per l'epoca. Ma quindi ad oggi non si sa come sia stato composto? In realtà si tratta di una ricostruzione, certamente con vari materiali, ma certamente per arrivare a questa ricostruzione è probabile che il principe e Giuseppe Salerno abbiano fatto precedentemente degli esperimenti iniettivi, quindi il lato inquietante resta. Come inquietante è ad esempio che la donna aveva ai suoi piedi anche un feto. Il feto è stato trafugato alcuni decenni fa. Certo, sembrano le opere di un uomo parecchio strano. Lo penserà ancora di più se appunto dico, come è vero, che il principe Raimondo di Sangro aveva le macchine anatomiche nel suo appartamento privato, in realtà proprio nella sua stanza da letto. Il principe era discendente di Carlo Magno e si dice anche che fu maestro del più grande alchimista, di quello sicuramente più noto, Cagliostro. Cagliostro parla di un principe napoletano da cui avrebbe appreso dei segreti appunto alchemici. Approfondendo le fonti, in realtà è molto improbabile che si tratti proprio del principe di San Severo. Se c'è un punto comune è che erano due avventurieri. Potremmo dire che Cagliostro era un avventuriero tout court, Raimondo de Sangro un avventuriero dell'intelletto che non si fermava mai. In un poemetto in vernacolo, in dialetto napoletano, si dice: ma stu principe pensava a scoperta a cosa nova e a pensata steva cop a Cagliostro e a Casanova. Questo per dire che era a cavallo tra due attività, diciamo. Settembre 1757, Duca di Cento, intiero prezzo della manifattura e materiali, un modello della nuova macchina inventata dal principe di San Severo. In
indubbiamente una mente eccezionale questo principe. Qui le faccio vedere, questa è la sua ultima invenzione, siamo pochi mesi prima di morire e il principe realizza la cosiddetta carrozza marittima. Ah, un battello. Era un battello, ma dava l'illusione ottica di una carrozza che andava per mare con tanto di cavalli e cocchiere. In realtà si tratta appunto di un'imbarcazione che procedeva con un sistema di pale a foggia di ruote e c'erano degli uomini dentro che pedalavano. Quindi era anche inventore. Era soprattutto inventore, inventò veramente qualunque cosa. Realizzò un archibugio, un fucile che poteva sparare sia a polvere che ad aria compressa e lo regalò a Carlo di Borbone. A Carlo sempre addirittura regalò anche un tessuto impermeabile con cui il re andava a caccia a Persano. La più enigmatica anche e leggendaria delle sue invenzioni è quella del lume eterno, sarebbe diciamo come l'invenzione dell'energia perpetua. E anche con le sue invenzioni riuscì a mettersi contro la Chiesa. Certamente sì, creando un'amalgama di mercurio, stagno e bismuto. In realtà ricreò proprio le stesse manifestazioni dello scioglimento del sangue di San Gennaro. Intendiamoci bene, quella del principe di San Severo era una sostanza diversa dal sangue, ma voleva dimostrare che in determinate condizioni era in grado di creare una materia che riproduceva gli stessi effetti del sangue conservato nell'ampolle. E che effetto ebbe invece? E ebbe l'effetto naturalmente di inimicargli ulteriormente la Chiesa. Tra l'altro il principe, quando nel suo libro più importante parla per decine di pagine del miracolo di San Gennaro, non usa mai la parola miracolo, usa la parola prodigio, meraviglia, ma mai miracolo. Lui ha tenuto in vita uno che stava morendo con un tumore allo stomaco, che era un cugino suo, il duca di Monteleone. L'ha tenuto in vita 2 anni e allora il tumore era come oggi, no? Con delle erbe lui l'ha, diciamo, però non ha lasciato scritto niente. Qual era il progetto del principe? Qual era il disegno che era dietro questa cappella? Il disegno era quello di rappresentare tante virtù che fossero altrettante tappe di un percorso iniziatico e di conoscenza. Qui appunto abbiamo la pudicizia, che è dedicata alla memoria della madre del principe di San Severo, Cecilia Gaetani dell'Aquila d'Aragona. Quello che salta subito all'occhio, al di là naturalmente anche qui della presenza del motivo del velo, è la lapide spezzata, perché Cecilia d'Aragona morì quando il principe aveva solamente 1 anno e quindi quella lapide spezzata rappresenta appunto la vita spezzata in giovane età. Torna il tema del velo anche qui e immagino abbia un valore simbolico. Questa donna velata, anche con il volto velato, sembra essere proprio un'allusione a Iside, che veniva sempre rappresentata in questo modo, che era un po' la divinità prediletta della scienza esoterica, una divinità egizia, poi passata anche nel pantheon greco-romano. Ed era presente un tempio di Iside proprio nei luoghi dove poi, circa 1700 anni dopo, sorse la Cappella San Severo, quindi possiamo qui anche... sotto. Sì. Esattamente, quindi possiamo creare, diciamo così, una suggestione immaginando proprio un filo di conoscenza ermetica che rimonta addirittura millenni addietro per arrivare a Raimondo di Sangro. Chi era l'autore della pudicizia? La pudicizia è stata eseguita da Antonio Corradini, che era uno scultore molto affermato all'epoca, aveva lavorato alla corte di Carlo VI d'Asburgo. E se questa rappresenta la madre, qui abbiamo il padre.
questa è la virtù del disinganno, una virtù inventata proprio dal principe. Non era mai stato rappresentato appunto allegoricamente questo concetto della liberazione dall'inganno, che non a caso viene rappresentato proprio come un uomo che si libera da una rete. Questa rete è una fattura eccezionale, sembra anche qui una vera rete trasformata in pietra. È una rete assolutamente incredibile che sembra vera. Gli uomini della bottega di Queirolo, che è l'autore di questa statua, si rifiutarono di passare a pomice, di fare la pulitura della statua per paura di vedersela frantumare tra le proprie mani. Addirittura si racconta la leggenda secondo cui un tedesco rifugiatosi qui durante la Seconda Guerra Mondiale con il calcio del fucile provò a rompere questa rete per vedere di cosa era fatta. È fatta di marmo. Questo qua parla di un pagamento fatto a Queirolo, quello che fa il disinganno. Sì. Queirolo litiga con il principe lo caccia, però Queirolo lo fa una causa, che Queirolo dice: ho fatto questa statua, c'avevi i soldi. Non lo voleva pagare. Non lo voleva pagare perché, insomma, dice, vabbè, insomma, succede, no? Ora invece questo è un documento che lui perde la causa e il tribunale gli impone di pagare. Impone il pagamento. Il globo è un'altra simbologia massonica e qui due codici, quello religioso di nuovo e quello laico massonico. Beh, allora, intanto è appunto è bellissimo questo globo che simboleggia in questo caso le passioni mondane che vengono scalciate via da questo angioletto che rappresenta l'intelletto. Quello che è un riferimento massonico assolutamente indiscutibile e molto chiaro è quello che si trova sul bassorilievo. Abbiamo l'episodio evangelico di Gesù che dona la vista al cieco. Nelle iniziazioni massoniche settecentesche, colui che entrava nella loggia massonica entrava proprio bendato e tra l'altro quando gli veniva chiesto chi fosse doveva rispondere ritualmente: sono un cadavere che vuole risorgere, un cieco che chiede la luce. Alla Chiesa rimaneva indifferente al fatto che si utilizzassero i propri simboli per dare messaggi massonici? Assolutamente no, non rimase indifferente, tanto che Papa Benedetto XIV, Papa Lambertini, proibì, condannò la massoneria con una bolla, Providas Romanorum, nel 1751. E quindi il principe di San Severo fu costretto ad abiurare. Quindi l'abiura gli riconquisterà il benvolere della Chiesa, ma immagino gli metterà contro la massoneria. Il ritratto del principe di San Severo fu bruciato a Berlino dai confratelli proprio perché Raimondo di Sangro era ormai considerato un traditore e uno spergiuro. È sempre rischioso giocare su due tavoli. Siamo all'altare. È un unicum a Napoli. In genere in questa posizione noi vediamo un quadro. Qui abbiamo invece appunto un quadro in marmo che rappresenta la deposizione, opera di un altro scultore napoletano, Francesco Celebrano, anche questa un'opera ricca di drammaticità. Molti storici dell'arte ritengono questo altare il capolavoro della Cappella San Severo insieme al Cristo velato. Sotto alla deposizione vediamo il sarcofago che viene aperto da un angelo da cui esce questa animella, anche qui un riferimento alla resurrezione di Gesù. La tomba è ormai vuota, Gesù è risorto. La volta cosa rappresenta? La volta rappresenta la cosiddetta gloria del paradiso, innanzitutto una particolarità esecutiva. Il principe sperimentò in qualunque campo, non solo delle scienze, ma anche delle arti, e si occupò moltissimo anche proprio di colori. I colori li aveva fatti proprio il principe nei suoi laboratori. Esattamente.
E qui forse esagera, mette proprio il triangolo della massoneria. Nella simbologia cattolica naturalmente quella è la colomba dello Spirito Santo e quel triangolo è la Trinità, ma noi sappiamo bene che il triangolo è anche il simbolo del maestro venerabile, che era proprio il ruolo che ricopriva Raimondo di Sangro quando inizia i lavori nella Cappella San Severo. Torna il tema di qualcuno che esce da un sepolcro. È Cecco di Sangro, un antenato di Raimondo, che fece uno stratagemma che è molto simile a quello che è un cavallo di Troia. Si fece introdurre nella città che stava assediando fingendosi morto all'interno di un sarcofago. Ci stette 3 giorni in questa cassa, dopodiché uscì dalla cassa, aprì la città ai suoi uomini e riuscì a conquistare la città. Si potrebbe pensare invece che sia proprio il principe che guarda casa sua. È molti che lo pensano e tra l'altro appunto questa statua ci dà l'occasione proprio di parlare di una leggenda molto famosa relativa al principe, narrata da Benedetto Croce, secondo cui il principe, pensando poi di risorgere, si sarebbe fatto tagliare a pezzi da uno schiavo moro e dopo una serie di trattamenti sarebbe dovuto risorgere. Il problema è che i parenti aprirono anzitempo la cassa e il principe si ricompose solo per pochi istanti, gettando un urlo di dannato e poi morendo definitivamente. Un vero e proprio horror. Praticamente sì. Ma guademo, mio. Guademo. Io l'ho visto sempre come un uomo come noi. E carne e osso, soltanto che aveva l'invidia dei suoi pari. Erano invidiosi, i nobili erano ignoranti, no? La maggior parte erano invidiosi perché lui era riuscito a tanto. Ma aveva una famiglia questo principe? Come è vissuto? Come è morto? Aveva una famiglia, ha avuto 5 figli, certamente ha speso tutto il suo tempo nelle sue invenzioni e per la decorazione di questa cappella. Il principe è morto, ci dicono le fonti, probabilmente proprio per un tumore dovuto, diciamo, all'inalazione di sostanze tossiche per tutti gli esperimenti che fece il laboratorio. Morì indebitato, molto indebitato, perché spese tutte le sue sostanze non solo per la cappella, a dire la verità, ma appunto per tutte le invenzioni che fece, per mettere in piedi i laboratori che aveva nel suo palazzo, una tipografia, e addirittura per cercare di ripianare i debiti fece tantissime cose, tra cui fittare alcune stanze del suo palazzo per il gioco d'azzardo, cosa per cui passò, diciamo, anche guai con la giustizia dell'epoca. Questo è lui, è il principe. Questo è proprio lui, questo è Raimondo di Sangro. Purtroppo il ritratto è rovinato e questo naturalmente ha contribuito a alimentare ancora di più leggende. Si è pensato a una sorta di damnatio memoriae, appunto, di punizione divina per questo principe diabolico. In realtà, una maledizione che ne fa scomparire il volto. Esatto, in realtà si è soltanto rovinato a causa degli agenti atmosferici, della pioggia passata attraverso questo cupolino nei secoli. E questa qui quindi è la sua tomba. Questa è la sua tomba. Lui in questa lapide fa riportare tutte le sue imprese, le sue gesta, le sue opere letterarie e scientifiche e conclude dicendo che ha fatto tutto questo nulla sit etas in memor, cioè affinché nessuna età, nessuna generazione se ne dimentichi. La leggenda vuole che non esistano prove della sua scomparsa in terra, diciamo. Certo, ma è appunto una leggenda che ci tengo a dire, però questo personaggio che era il principe amava alimentare leggende perché si compiaceva di creare anche proprio un mito attorno alla propria persona. L'ennesimo quesito di una puntata dedicata alla bellezza e al mistero. Grazie a Fabrizio Masucci per averci accompagnato in questa splendida visita. Grazie a voi per esserci venuti a trovare. Artedì. Ale.